Verrà un giorno in cui sarà realizzata sotto il Monte Bianco una via carrabile e queste due vallate, quella di Chamonix e quella di Aosta, saranno unite. Sono le parole di un fisico e naturalista ginevrino, Horace Bénédict de Saussure, pronunciate nel lontano 1787, a rivelarsi quanto mai profetiche. Un paio di secoli più tardi, l'uomo realizzerà ciò che allora sembrava un'utopia. Animato da un istinto naturale di conquista, di avventura e di intraprendenza, l'uomo ha sempre desiderato raggiungere nuove terre e nuovi mercati, concependo imprese che hanno lasciato tracce indelebili. La ricerca e la costruzione di nuove vie di comunicazione rappresenta un momento determinante di questo istinto, che si concretizza in opere maestose destinate a mutare il corso della storia. L'idea dello scienziato svizzero de Saussure scatena un vero e proprio movimento d'opinione, che fermenta al di qua e al di là del Monte Bianco. Iniziative politiche e progetti più o meno arditi, tendenti allo scopo di perforare l'austero massiccio, costelleranno tutto il XIX e XX secolo. Ma è grazie alla straordinaria volontà e alla formidabile intraprendenza di un nobile piemontese, il conte Dino Lora Totino, che si giunge alla stesura del progetto ufficiale per la realizzazione di una galleria stradale. La firma della convenzione tra Italia e Francia nel 1953 a Parigi dà l'avvio agli ultimi adempimenti burocratici e agli scavi, che si completeranno il 14 agosto 1962, quando viene abbattuto l'ultimo diaframma di roccia. Questo singolare intervento di chirurgia geografica, destinato a favorire la circolazione di persone e di merci tra due grandi paesi democratici e progrediti, si completa nei tre anni successivi. Il 19 luglio 1965, dopo sei anni di lavori ininterrotti, viene emesso il primo biglietto che consente di attraversare il lungo traforo del Monte Bianco. Il tracciato si sviluppa su 11,6 km, di cui 4 in territorio italiano e 7,6 in territorio francese, ed è sovrastato da circa 2.500 metri di roccia granitica. All'epoca è il tunnel più lungo d'Europa, scavato sotto la montagna più alta del continente. Il 16 luglio una folla immensa aveva assistito all'evento inaugurale. Il presidente italiano Giuseppe Saragat definisce l'opera il simbolo della possibilità per gli uomini di vincere anche i massimi ostacoli al fine di incontrarsi in opere di pace. Non meno significativa è l'allocuzione dell'omologo francese Charles de Gaulle, secondo il quale l'apertura di questo passaggio transalpino è al tempo stesso causa ed effetto della nuova solidarietà che intercorre tra i due paesi. In 35 anni di esercizio sono transitati milioni di veicoli, con un flusso medio giornaliero in costante crescita. Se nel 1966 sono circolati poco più di 592.000 automezzi, in netta prevalenza automobili, nel 1998 il traffico è quasi quadruplicato, registrando un passaggio di poco inferiore ai 2 milioni di veicoli. Il traffico pesante rappresenta almeno il 40% del totale, dimostrando che il traforo del Monte Bianco è diventato un collegamento di preminente importanza strategica per gli scambi commerciali nel quadrante nord-occidentale delle Alpi. Il traforo rimane chiuso al traffico per quasi tre anni a seguito di un grave incidente che si verifica il 24 marzo 1999. Un incendio di proporzioni eccezionali si sviluppa all'interno della galleria, provocato da un autoarticolato belga che trasporta margarina e farine alimentari. L'eccessivo surriscaldamento del veicolo genera fiamme che si propagano rapidamente ad altri 35 mezzi. Una densa coltre di fumo tossico satura il tunnel e causa la morte di 39 persone. L'evento assume in pochi minuti caratteristiche tragiche quanto eccezionali, non paragonabili ad alcun incendio finora verificatosi in galleria. Ciò è dipeso da diversi fattori, quali la natura del carico trasportato e le condizioni di ventilazione nel traforo al momento dell'arresto del veicolo belga. Il bilancio è pesante non solo in termini di vite umane, ma anche di danni alle strutture e di conseguenze al sistema economico valdostano e nazionale, derivanti dalla chiusura del traforo.
Superata la fase dell'emergenza, le società concessionarie italiana e francese si attivano per restituire all'opera piena funzionalità, incrementandone i livelli di sicurezza, rafforzando i livelli di prevenzione e di pronto intervento, nonché assicurando, attraverso l'impiego delle tecnologie più avanzate, la gestione automatizzata per il monitoraggio e il controllo del traffico, per il rilevamento dei fattori di rischio e le emergenze. Il progetto di ripristino, curato dal raggruppamento Chetorut Spea, risultato vincitore della gara europea, tiene in considerazione le 41 raccomandazioni formulate dai due governi. Il programma si articola in 4 grandi punti: il potenziamento del sistema di sicurezza, il rafforzamento dei mezzi di soccorso, la creazione di una struttura di esercizio unitaria, l'adozione di un nuovo regolamento di circolazione. I primi interventi consistono nella messa a nudo della galleria, svuotandola completamente di impianti e arredi per avere piena consapevolezza dei danni subiti dalla struttura. Si procede poi alle diverse fasi di intervento. La messa in sicurezza ha comportato il raddoppio dei rifugi, che ora sono 37, uno ogni 300 metri, dotati di una zona filtro e capaci di resistere al fuoco per 4 ore. Ognuno di essi ha una superficie di 37 metri quadrati ed è collegato ad una via di fuga sotterranea che conduce ai due piazzali esterni situati ai rispettivi imbocchi del tunnel. Nei canali possono essere impiegati mezzi elettrici per l'evacuazione di eventuali feriti o persone in difficoltà. Il filo di Arianna, una particolare fascia luminosa e tattile, permette una facile e immediata individuazione dei rifugi, guidando gli utenti agli accessi. Nicchie di sicurezza sono previste ogni 100 metri, alternativamente sui due lati della galleria. Ognuna è dotata di telefono di emergenza, estintori e pulsante di allarme. Nicchie antincendio, collegate alla rete idrica, sono invece poste ogni 150 metri sul lato in direzione Francia-Italia e ogni 300 metri sul lato opposto in corrispondenza delle zone filtro dei rifugi. La rete idrica è alimentata da 4 serbatoi, della capacità di 120 metri cubi ciascuno, installati 2 in galleria e 2 su ognuno dei piazzali esterni. Le piazzole di sosta, chiamate anche garage, si trovano a 300 metri l'una dall'altra, disposte sui due lati della carreggiata. 3 di esse sono state realizzate presso l'imbocco italiano per completare la dotazione di tali strutture lungo tutto il percorso. Una delle più importanti innovazioni del nuovo traforo è il moderno impianto di estrazione dei fumi, costituito da 116 bocche di aspirazione e da 76 ventilatori sulla volta della galleria. Grazie a una portata di 150 metri cubi al secondo, esso facilita l'allontanamento dei fumi, convogliandoli all'esterno attraverso un canale di estrazione situato sotto l'impalcato stradale. La circolazione forzata dell'aria viziata può essere attivata simultaneamente mediante due centrali poste agli ingressi del tunnel, dotate di enormi ventilatori ai quali si aggiungono altri 4 ventilatori suppletivi lungo il canale di aspirazione. Ai sistemi passivi di sicurezza ora descritti si aggiungono quelli attivi, mirati cioè a prevenire eventuali incidenti o incendi. Il rilevamento delle situazioni a rischio all'interno della galleria avviene tramite 126 telecamere,
alle quali si aggiungono le 37 poste nei rifugi. Tale sistema di videosorveglianza permette di monitorare in tempo reale ogni rallentamento o blocco del traffico, oltre al mancato rispetto dei limiti di velocità e di distanza minima tra i veicoli. Temperature elevate e presenza di fumi vengono invece segnalate da appositi sensori. All'esterno sono invece ubicati due portali termografici per diagnosticare le temperature dei mezzi pesanti. Qualora su un automezzo siano rilevati parti calde anomale, gli viene impedito il momentaneo accesso al traforo. Tutti gli impianti di sicurezza sono gestiti unitamente in due sale comando, una in Italia e l'altra in Francia, in costante comunicazione tra loro. La centrale sul lato francese è permanentemente in funzione, mentre quella italiana è in stand-by ed è in grado di sostituirsi alla prima in caso di necessità. Esse sono attrezzate in maniera identica con le più sofisticate tecnologie, in modo da consentire un attento controllo e una tempestiva individuazione di qualsiasi situazione di crisi. Gli utenti sono informati adeguatamente sull'uso dell'infrastruttura mediante 36 pannelli a messaggio variabile, dove vengono visualizzati pittogrammi e scritte sulle modalità del percorso, oltre a una nuova segnaletica orizzontale e verticale più evidente e a una illuminazione decisamente più efficace, unitamente alla diffusione di messaggi e notizie via radio. Barriere per l'arresto dei veicoli in condizioni di emergenza sono state collocate ogni 600 metri. Il soccorso è ora garantito con 3 squadre di vigili del fuoco, presenti 24 ore su 24, due delle quali si trovano su ciascuno dei piazzali di accesso, mentre una è stanziata al centro del tunnel. Alloggiate in appositi locali ed equipaggiate con le migliori attrezzature, dispongono di 3 mezzi di intervento leggeri e 3 mezzi pesanti a doppia guida, studiati appositamente per l'emergenza nel traforo del Monte Bianco, oltre ad un veicolo di intervento e di collegamento che provvederà alle turnazioni delle squadre. Le procedure di esercizio e di sicurezza sono definite in un nuovo regolamento di circolazione, rivisto e aggiornato sulla base delle recenti indicazioni approvate dagli organi competenti. Sono previste diverse situazioni operative in condizioni normali e di emergenza, dalle quali derivano articolate e dettagliate consegne per gli operatori. Tra le norme cogenti si segnalano il limite massimo di velocità da tenere all'interno della galleria, fissato in 70 km orari, e l'interdistanza di 150 metri tra i veicoli in marcia. Prescrizioni, queste, che sono costantemente controllate tramite apparecchiature automatiche e che, se violate, sono oggetto di contravvenzione all'uscita del traforo da parte della polizia italiana e della gendarmeria francese. È completamente nuova anche la modalità gestionale del traforo. Se prima era affidata a due società concessionarie, una per la porzione italiana e l'altra per quella francese, oggi è di competenza di un gruppo europeo di interesse economico, in sigla GEIE. Su specifica richiesta dei due governi nazionali, in questo ente si concentrano le scelte e le relative responsabilità inerenti il traffico, la sicurezza, la manutenzione, la riscossione dei pedaggi e l'informazione agli utenti e ai mezzi di comunicazione. Oggi il Monte Bianco è uno dei tunnel bidirezionali più sicuri al mondo. Al suo restauro hanno lavorato ininterrottamente circa 5.000 persone, rispettando 3 turni che andavano a coprire le 24 ore della giornata e superando le difficoltà organizzative dovute al coordinamento di diverse imprese contemporaneamente occupate: genio civile, elettricisti, impiantisti, informatici, eccetera. Durante i lavori sono state verificate le condizioni di stabilità e consistenza delle strutture originali in calcestruzzo, tenendo conto del drenaggio naturale della montagna, quantificabile in 600 litri al secondo. Questo considerevole volume idrico è stato incanalato in un complesso sistema di scarico. Grazie alle eccezionali misure di sicurezza adottate durante l'esecuzione dei lavori, non si è fortunatamente incorsi in infortuni gravi. Il 9 marzo 2002, a quasi 3 anni dal tragico incidente,
il tunnel è stato riaperto al traffico leggero e il 25 giugno 2002 la circolazione è tornata alla completa normalità, permettendo il transito anche ai mezzi pesanti. Nei mesi immediatamente precedenti, una serie di controlli severissimi hanno testato l'efficacia di tutti i sistemi di sicurezza e di soccorso. Le prove hanno interessato tutte le opere di ripristino tramite la simulazione di differenti situazioni di crisi. Quella decisiva si è avuta proprio con la riproduzione, in scala ridotta, dell'incendio di un veicolo pesante. L'evento ha permesso di verificare inequivocabilmente il livello di efficienza dell'impianto di ventilazione, che ha dovuto disperdere i fumi immessi nella canna, la professionalità d'intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto all'immediato spegnimento dell'incendio, la tempestività delle squadre di soccorso, impegnate ad evacuare circa 200 persone che simulavano di essere coinvolte nell'incidente. I test hanno trasformato il Monte Bianco in un laboratorio sperimentale di sistemi di sicurezza, ove sono stati dimostrati l'elevata professionalità del personale, la funzionalità degli equipaggiamenti e dei mezzi in dotazione, nonché l'ottimo funzionamento degli impianti tecnologici. Investimenti complessivi per oltre 300 milioni di euro hanno decretato che il traforo che unisce Courmayeur a Chamonix è oggi il più sicuro d'Europa tra quelli a doppio senso di marcia. Il Touring Club Belgique, insieme a 13 automobile club europei, nell'Eurotest 2002 Sécurité dans les tunnels, esteso a 30 tunnel di 12 differenti paesi, ha classificato al primo posto il tunnel del Bianco a pari merito con quello belga del Quent, il quale però è a doppio fornice ed è lungo 1639 metri. La stessa Commissione europea, che lo considera una infrastruttura basilare nella rete dei trasporti internazionali, ha contribuito con uno stanziamento a fondo perduto pari a 22 milioni e mezzo di euro. Un'arteria insostituibile, come il tunnel del Monte Bianco, torna a pulsare e lascia scorrere in condizioni di sicurezza persone e merci, linfa vitale per alimentare contatti umani e scambi commerciali. Sin dalla sua apertura, esso ha rappresentato la congiunzione tra due regioni storicamente ed economicamente legate, facilitando gli scambi fra Italia e Francia. Oggi è diventato un elemento essenziale della mobilità all'interno dell'Unione Europea, un solco fecondo di prosperità per tutto il continente.